Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post dedicato al grande schermo. Ci sono storie capaci di mettere i brividi come quella che stiamo per raccontare. Il funambolo Philippe Petit nell'agosto del 1974 attraversò, pensate, lo spazio tra le Torri Gemelle a New York. È davvero il caso di dire appeso a un filo. Preparatevi perché quelle che stiamo per vedere sono davvero delle immagini spettacolari. Un'impresa che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, una storia vera. Il funambolo Philippe Petit il 7 agosto del 1974 attraversava camminando su un filo lo spazio tra le Torri Gemelle del World Trade Center. Un atto di coraggio ma anche di esibizionismo. Ma cosa c'è dietro quell'impresa affascinante ed epocale? Benvenuto a New York. Niente da dichiarare? Sono qui per sospendere un filo tra le due torri del World Trade Center e attraversarlo. Robert Zemeckis, il regista di Ritorno al Futuro e Forrest Gump, ci racconta un'altra storia di volontà e determinazione, quella del funambolo francese Philippe Petit che abbandona casa e famiglia per essere libero, camminare su un filo nelle piazze d'Europa e poi, con alcuni di quelli che lui definisce complici, compiere l'impresa estrema che il film ricostruisce. Quanto è alto questo filo per darti tutta questa gloria? È alto più di 110 piani. Il fosse surpassé. Superare i propri limiti è un po' una forma di combattimento con se stessi. Ed è anche l'aspirazione che ha caratterizzato tutta la mia vita. Quando dovrò salire sul filo non so se ce la farò a fare il primo passo. Il tuo cuore ti dirà che cosa fare. Essere invincibili da una parte e avere paura dall'altra sono due cose così diverse. Il mondo dei funambuli è terrificante. Si ha paura di non farcela, di cadere. Ma io non mi sono mai soffermato troppo a pensarci. Per me stare sul filo è un'espressione di semplicità. Allora, più che di paura, parlerei di fragilità. L'uomo su un filo è davvero in bilico. Per questo bisogna essere solidi come una montagna di granito. Bisogna esserlo per non perdere il controllo. Questo non è un gioco, Filippo. E questo il film ce lo mostra alla grande, 45 minuti di Joseph Gordon-Levitt sul filo tra le Torri Gemelle, riprese dal fantasmagorico Zemeckis e grazie anche al 3D, tengono davvero lo spettatore con il fiato sospeso sino all'ultimo minuto. La dimostrazione che il cinema, quando vuole, è ancora in grado di essere grande, vale a dire non solo di impressionare, ma anche e soprattutto di emozionare. Ma poi devo avere il coraggio di guardare giù. E adesso un'anticipazione assoluta, arriveranno tra pochi giorni anche in Italia i protagonisti di Spectre, il nuovo capitolo della saga di 007. Scopriamo in anteprima i contenuti del film con un viaggio tra i volti dell'agente segreto più famoso del mondo, ieri come oggi. My name is Bond. James Bond. Yes, my name is Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. In principio sono stati loro gli 007 più famosi del mondo, riscopriamoli da Sean Connery a Roger Moore, passando per Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Adesso ormai da qualche anno in scena c'è Daniel Craig che, come si capisce da queste prime battute, deve dimostrare che il fenomeno Bond è tutt'altro che un dinosauro. Che cosa succede, James? Dicono che sei finito. Tu che ne pensi? Secondo me hai appena cominciato. Di ufficiale ancora poco o nulla si sa su questo nuovo capitolo in arrivo tra poche settimane, ma i trailer definitivi e le immagini dai vari set del mondo ci svelano alcune cose. Un messaggio dal passato porta l'agente 007 a seguire una pista per smascherare una minacciosa organizzazione. Bond tenterà di aggirare numerosi inganni e svelare la terribile verità che si cela dietro Spectre. Si chiama Spectre. E poi il capitolo donne. In tutti questi anni Bond ne ha conquistate di ogni tipo. Oggi la palla passa alla nostra Monica Bellucci nel ruolo della moglie di un boss mafioso, anche se la sua presenza sembra fortemente ridimensionata dalle prime immagini del trailer definitivo. Se lei va lì, passa in un mondo dove non esiste pietà. Mentre la vera protagonista, alla faccia dell'orgoglio italico, sembra la francese Léa Seydoux. Una cosa è certa, la faranno da padrona anche questa volta gli inseguimenti tra Città del Messico e Roma, che è stata letteralmente messa a soqquadro dall'agente segreto più famoso del mondo. Sequenze di grande azione che promettono di tenere testa a quelle del passato. Sicuramente Bond farà centro anche questa volta, a cominciare dalla colonna sonora di Sam Smith, che promette di emozionare gli spettatori di tutto il mondo. Siamo avvisati.
Cari amiche e cari amici, vi ricordo la serata di grande cinema oggi su TV 2000 alle 21.10, un film da non perdere, Lawrence d'Arabia, a seguire a 00:40 l'appuntamento con Effetto Notte, il nostro rotocalco con informazione cinematografica. Incontreremo il grande regista Ettore Scola e ricorderemo la voce di Frank Sinatra. Il Post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.